Eccoci qua ragazzi, oggi vi faccio vedere come preparare tre dessert dietetici da poter usare come merenda oppure come spuntino delle 11. Allora, dobbiamo mettere circa 200 g di frutta congelata, potete mettere qualunque tipo di frutta, e la congelate stesso voi, la banana a pezzettini, mirtilli, more, melone, qualsiasi frutta a voi piace. Pesate 200 g di frutta congelata, circa 200 g di yogurt greco, sarebbero 3 cucchiai di yogurt greco, questo per tre persone, per tre spuntini, e alcune gocce di dolcificante liquido. Dopodiché si mette tutto nel mixer. Opla. Inseriamo e non ci resta che passare per il mixer. Eccoci qua, dopo aver frullato tutto, ecco il risultato, praticamente un gelato dietetico con pochissime calorie. Non ci resta che inserirlo nella coppetta con qualche piccolo frutto sopra. Per decorare, e la nostra merenda dietetica è pronta. Un dolcino davvero ottimo. Il secondo dessert che vi vado a presentare oggi è semplicissimo. Dobbiamo avere tre biscotti sminuzzati, di quei biscotti senza zuccheri aggiunti, eh? Solo tre biscotti, ne esistono alcuni in commercio che contengono 20 calorie a biscotto, io ho usato quelli, quindi tre biscotti frullati, macinati, da mettere sulla base della ciotolina, circa 100 g di yogurt greco con qualche goccia di dolcificante. La scorza grattugiata grossolanamente di un limone, un cucchiaino di marmellata al limone biologica. Anche la scorza del limone deve essere biologica, eh? Ora mettiamo all'interno della nostra ciotolina in vetro lo yogurt greco, eccoci qua, adagiamo su il cucchiaino di marmellata al limone, ecco qua, aggiungiamo un altro po' di granella di biscotti e la nostra mini cheesecake al limone è pronta per essere gustata. Pochi secondi e abbiamo già preparato due dessert. Terzo ed ultimo dessert. Per questo ultimo dessert ci servono dei frutti di bosco congelati. 3 cucchiai di frutti di bosco congelati, un cucchiaino della scorza di limone grattugiato, 20 ml di acqua e alcune gocce di dolcificante. Ora accendiamo il fornello e facciamo scongelare la frutta. Se volete, potete usare anche frutta fresca. Non è importante, dobbiamo ottenere una cremina. Ci vogliono 5 minuti, non di più, eh?
Eccoci qua. Una volta raggiunta più o meno questa consistenza di uno sciroppo praticamente, però ovviamente dietetico perché non c'è zucchero, c'è solo del dolcificante e della frutta, passiamo allo yogurt greco. Inseriamo nello yogurt greco qualche goccia di dolcificante. Due gocce di essenza alla vaniglia. Eccoci qua. E siamo pronti anche per quest'altra cheesecake. Sempre i 3 cucchiaini di biscotto macinato. Aggiungiamo lo yogurt. E ora non ci resta aggiungere il nostro sciroppo con la frutta di bosco. Eccoci qua. Beh, non mi resta che augurarvi buon dessert a tutte voi.